Allora, siamo con Carlo Balesti della WISP e Mondiale Antirazzisti e gli chiediamo di una iniziativa molto particolare. Si tratta del convegno che si terrà nella prima settimana di marzo a Roma, Diamo Voce allo Sport di Base, un'iniziativa che parte da alcune associazioni come WISP, ICS e adesso ci dice anche lui chi altro, ma che ha come base appunto lo sport come bene collettivo. E allora Carlo, ci spieghi un po' di che cosa si tratta? Sì, le altre associazioni sarebbero anche l'ACLI e il CSI, per cui quelle di stampo insomma cattolico, per quanto un po' più di carattere diciamo innovativo. E l'iniziativa parte dalla considerazione che proprio in questi periodi, in questi tempi di crisi, è necessario ripartire dalle cellule, perché sono quelle che fanno le attività sportive, la fanno a livello di base e la fanno sul territorio. Per cui le società sportive sono i protagonisti di questo giorno, del 3 marzo, del giorno in cui l'idea è quella di far sì che siano loro a parlare, per cui non tanto interventi di politici, non tanto gli interventi dei vertici dello sport, ma le cellule di base delle società sportive che raccontano e dicono quali sono i loro problemi anche di sopravvivenza, i loro problemi anche per portare avanti la cultura dello sport, che sia una cultura di difesa dei diritti, ma di difesa anche della propria integrità e della propria dignità, mi viene da dire. È un periodo molto difficile per le società di base, molte rischiano, soprattutto quelle che gestiscono i piccoli impianti, rischiano anche di fallire, di capovolgersi, perché i costi sono proibitivi anche nel gestire dalla palestra alla piscina al campo sportivo. E si crede che sia giunta l'ora che insomma per il futuro stesso dello sport di base, dello sport per tutti, per cui non quello di vertice, sia l'ora di sentire i protagonisti. I protagonisti sono i milioni di volontari che stanno sul territorio. Sì, un'altra cosa, a me sembra molto interessante, leggendo il documento, anche tutta la parte di, come dire, sociale, di ruolo sociale delle ASD, cioè la richiesta di riconoscimento di un ruolo di protagonismo sociale, di formazione, di argine e tutela anche sui territori, che sicuramente polisportive, palestre, comunque enti, associazioni che fanno sport stanno facendo in grandi piccole città, esempi ce ne sono veramente tanti, troppi, e questo riguarda anche il discorso per esempio che le palestre popolari, la WISP, anche con l'incontro di Ancona stanno mettendo in piedi con Gioco Anch'io, cioè quella necessità, quella volontà di dare al ruolo dello sport, come dire, una capacità di accesso per tutti, sia per quanto riguarda i non aventi diritti, ma anche per chi perde i diritti come sul lavoro e tante altre cose che appunto nel tempo della crisi, anche attraverso lo sport, si possono fare e realizzare. L'idea di base è proprio quella di dare dignità e voce alle società sportive di base e capire il potenziale espressivo che può avere lo sport, non tanto nel gesto agonistico quanto da una parte nel benessere delle persone, dall'altra parte nel poter integrare. Lo si chiama banalmente anche sport di cittadinanza, uno sport che può di per sé essere e avere una funzione di welfare assolutamente importante e necessaria. È uno sport che unisce, in questo caso, un movimento che previene anche banalmente le malattie, cioè, insomma, è una strada da intraprendere obbligatoria per poter vivere e non sopravvivere nelle nostre città, nelle nostre periferie. Bene, allora ti ringrazio per questo approfondimento e ci vediamo il 3 di marzo a Roma. Assolutamente. Ciao.